E bentornati ragazzuoli miei in questo nuovissimo video. Qui con voi è sempre il vostro caro e barbuto Nico dei Pokémon. Come sempre benvenuti ai nuovi iscritti e bentornati a coloro che ci seguono sempre. Ragazzuoli, quest'oggi, questo lunedì, cominciamo una fantastica settimana con un altro bel spacchettamento. Ebbene ragazzuoli, quest'oggi andremo ad aprire le tin di Umbreon, Sylveon e Espeon. O magari oggi apriamo i fantastici Umbreon e Espeon e magari nel prossimo video insieme al Magazine Pokémon ci apriamo questo fantastico Sylveon. Che ne pensate? Vediamo un po' ragazzi, noi iniziamo con questi due e poi vediamo o ci spacchettiamo anche Sylveon, così magari la fortuna ci vada la nostra oggi, oppure Sylveon lo spacchettiamo con un bel magazine. Io direi di non perdere altro tempo inutile e andiamo a vedere il contenuto di queste fantastiche tin. Ed eccoci qui ragazzuoli, tin alla mano, due fantastici Pokémon protagonisti, ovvero due evolution uniche nel loro genere, ragazzi. Tanta robina. Vi dirò le mie due evolution preferite, perché sia Umbreon che Espeon sono entrambi dei bei Pokémon, ma Umbreon ovviamente è quello che preferisco di più degli altri. Ma ragazzuoli, andiamo a vedere il contenuto di queste fantastiche tin. Una nuova schiera di eroi. Dai una marcia in più alle tue partite con la scatola della collezione Eroi V del Pokémon GC, dedicato alle potenti evolution di Eevee. Sotto forma di Pokémon V, scegliere la tranquillità Zen che Rea di Espeon V o lo sguardo torvo di Umbreon V o i doni generosi di Sylveon V. Queste scatole non solo contengono il Pokémon V pronto alla lotta, ma includono anche una raccolta di tesori nascosta nelle bustine di espansione GGC Pokémon. A vedersi questi tesori. In questa scatola della collezione troverai una carta olografica di Espeon V, Umbreon V o Sylveon V, 4 bustine di espansione, addirittura 4 bustine ragazzi, non sappiamo cosa ci sia, secondo me è un sacco di robaccia, e una carta codice GGC Pokémon Live, qui dice, ma live ancora non ce l'abbiamo, però va bene così ragazzi. Poi abbiamo le varie pubblicità che apri tutti da Pokémon Company, e tra l'altro ragazzi vi volevo far vedere che questa qui è stata chiusa male, perché come vedete hanno messo al contrario questo qui, quindi sarà uno scammino secondo me. Qui noi, per proteggerci da ogni tipologia di scammino iniziale, andiamo ad aprire quella di Espeon per prima, che incredibilmente è stata sigillata con il platino, quindi non si chiude, non si apre. Togliamo la plastichina, vediamo se quella di dietro, diciamo che ragazzi sono state incollate un po' col culetto queste carte qui, ma va bene, accettiamo, non accettiamo, ma va bene. Apriamo la nostra tin e come se fosse un gioiello ragazzuoli, guardate che bel modo di mettere le carte, incredibile. Abbiamo un bellissimo Espeon V. Devo dire ragazzi, hanno migliorato molto le confezioni delle tin, perché prima in ogni tin era sicuro che ti trovavi la carta promozionale piegata, ma adesso hanno tolto tutta la plastica, hanno messo questo pratico cartoncino che vi dirò riandrò a utilizzare perché sembra molto molto resistente, e che abbiamo la nostra prima promozionale ragazzi, Espeon V con 200 di vita di tipo psico, due attacchi, colpo zen con una psico, questo attacco finisce 60 danni a uno dei Pokémon V del tuo avversario, ok, 70 a chi vogliamo, e 120 con una psico di incolore super psico. Come attacchi non è il massimo, ma come carta promozionale è davvero
bello, ragazzi. Questo Umbreon in questo bosco è davvero stupenda. E questa è la promozionale SWSH201, ragazzi. Davvero, davvero molto bella. Qui abbiamo il codicino che vi vado a regalare. Voilà. E abbiamo le quattro bustine, di cui astri lucenti, stilirotta e fiamme oscure. Ragazzi, vi dirò, come bustine non sono neanche affatto male. Qui abbiamo l'altro cartoncino. Ragazzi, devo dire che le tin all'interno sono state fatte meglio, perché comunque abbiamo tolto tutta quella plastica brutta che stava all'interno e ho messo questi cartoncini che sono anche più ordinati. Vi devo dire, ragazzi, sono anche molto più ordinati. Mettiamo la tin di Espion qui, solo che si vede Silvio, ma va bene. E prima di aprire le bustine andiamo ad aprire anche quella di Umbreon. A questo punto, ragazzi, sì, così ci togliamo subito tutto il plasticume e voilà, e andiamo ad aprire anche questo bellissimo Umbreon, ragazzi. E sì, ragazzi, questo cartoncino è davvero stupendo, è una cornice perfetta proprio anche per la carta. E infatti ce la leviamo così. Questo Umbreon è l'SWSH203, bellissima olograficità, bellissimo artwork, davvero davvero molto interessante questo Umbreon nelle strade notturne. E come sempre è il classico Umbreon di colpo singolo, ovvero 200 di vita di tipo buio, colpo singolo con due attacchi, una con un abbuio ma lo sguardo a 30 danni e durante il prossimo turno il tuo avversario Pokémon difensore non può ritirarsi, l'altra con un abbuio e due incolore, lama luce lunare 80 più. Se questo Pokémon ha dei segnali di danno, questo attacco fa 80 danni più. Tanta robina. Questa Umbreon si usava parecchio anche nell'Urshifu colpo singolo o anche nell'Eternatus, anche solo per attaccare con lui, ragazzi, perché è davvero davvero interessante questo Umbreon. Lo andiamo a liberare da questo cartoncino, lo slibiamo, ragazzuoli, andiamo a slippare e se riusciamo, ok, lo sto facendo guardando solo dalla telecamera, ma va bene. Fantastico anche questo Umbreon. Andiamo a regalare anche il secondo codicino che rappresenta proprio Umbreon. Ci recuperiamo le altre quattro bustine, ragazzuoli, ebbene, e ci andiamo a spostare anche questa tin qui. E a questo punto io direi che ci lasciamo le quattro, diciamo proprio così, ragazzi, andiamo così, abbiamo queste otto bustine da aprire, queste tin le poggiamo qui e io direi, spostiamo totalmente le tin perché se no non abbiamo spazio, e direi di iniziare proprio da fiamme oscure, ragazzi. Ci apriamo molto chill fiamme oscure, che non c'è stata la rotazione, quindi per il momento è ancora in meta fiamme oscure. Primo codicino di fiamme oscure per voi, e andiamo 1 2 3 4, e cominciamo con una bella energia acqua. Relicant, bellissimo artwork. Sorrow, Avicoltore, carta fondamentale ormai. Skitty, Toxel, carinissimo. Morellul, Larvesta, Sentret, la reverse di Duspans e la rara è un Flygon non olografico. La prima bustina di fiamme oscure senza infamia e senza lode, andiamo alla seconda bustina di fiamme oscure. Vediamo se questo Grimmsnarl VMAX ci porterà fortuna. Secondo codicino di fiamme oscure per voi, questo era girato ma va bene, 1 2 3 4, e andiamo con energia psico.
Simpur, Lyron, Bosco Brilabirinto, Cabchu, Aron, Starry, Purloin, Marini, Vibrava e la rara è, ragazzi, abbiamo una V, che è un Vikavolt V, ragazzi, sempre meglio di un bel niente, e anche perché questo Vikavolt può dare fastidio in qualche mazzo, ma ormai non si vede più in meta, ragazzi, ma leggiamolo. Artwork, carino, Vikavolt V, 210 vita, di tipo elettro, due attacchi, primo attacco, un lampo, un incolore, lampo paralizzante, 50 danni, e durante il prossimo turno del tuo avversario questo Pokémon può giocare carta strumento che hai in mano. Già è un lock, ragazzi, quindi tanta roba. Il secondo attacco, due lampo, un incolore, falce canone super, 190, scarta due energie da questo Pokémon. Allora, come Pokémon per dar fastidio, questo Vikavolt è davvero molto interessante. Ma come attaccante di punta, direi proprio di no. Cominciamo con stili di lotta, oddio, andiamo avanti con stili di lotta, col primo pacchetto con Urshifu single colpo come art. Primo codicino per stili di lotta per voi, vediamo anche queste, è 1, 2, 3, 4, vediamo un po' cosa ci dà questo stile di lotta. Energia lampo, impegno di ornella, Hunchcrow, energia colpo singolo, sempre molto utile, Undur, Freelish, Silicobra, Glameow, Tapping, la reverse di Spoink, carina in mezzo alla neve, e la rara è un Electivire non olografico. Una rara senza rarità, ma va bene, andiamo col secondo pacchetto di stili di lotta con Empoleon come art. Andiamo, secondo di stili di lotta, vi vado a regalare, e andiamo col trichettino, 1, 2, 3, 4, andiamo con energia lotta, Bisharp, Sidra, Mustard stile single colpo, Cubone, Scatterbug, Corphish, Glameow, Yamper, la reverse di Luxio e la rara è un bel Electivire ancora, incredibile, ci sta scammando la grande questo Electivire. Stile di lotta non ci ha regalato niente di che, speriamo che queste quattro bustine di asse lucenti ci regalano delle gioie. Cominciamo col primo artwork di Charizard, che ragazzi la bustina è ben chiusa, perché devo dire, e andiamo con prima bustina di astri lucenti, codicino per voi, questo ve lo do al contrario, così, 1, 2, 3, 4, qui si sente, le carte sono più nuove ragazzi, si sente, energia psico con questo nuovo art, Luxio, Hitmontop, Bacino Magma, Impidimp, Magmar, Riolu, Burmy, Staryu, la reverse di Skirmish e la rara, ragazzuoli, rara è qualcosa di sbrilluccicoso. Noi prendiamo subito una bustina, perché la rara del primo pacchetto di astri lucenti è un Raichu full art, ragazzi, speravo in qualcosa di meglio, ma comunque è una bellissima full art che ci portiamo a casa. Raichu V, 100 di vita, di tipo elettro, con due attacchi, il primo è veloci carica con una lampo, se inizi per primo puoi usare questo attacco durante il tuo turno, cerca nel tuo mazzo una carta di gira e assegnala a questo Pokémon, rimischia le carte del tuo mazzo, ok, si assegna l'energia. Secondo attacco, due lampo, dinami scintilla, 60 per, puoi scartare tutte le energie lampo che vuoi dai tuoi Pokémon, questo attacco infligge 60 danni ogni energia. Questo attacco è davvero interessante, ma comunque non è proprio il massimo
Ma ragazzi, questa fantastica full art è davvero bella. Questo colore verde acido e giallo insieme al Raichu, devo dire, ci sta parecchio bene. Davvero iniziamo davvero bene questi astri lucenti. Speriamo che non è finita così, ragazzi. Andiamo col secondo pacchetto di astri lucenti con Eldegoss come stampa. Andiamo col codicino, ragazzi, questo lo giro, mi sento buono. E andiamo con 1, 2, 3, 4, un bel tricchettino da 4 con un'energia lampo. Charcoal, energia turbo doppia, brandifuoco, Kabzu, Dedenne, Farfetch, Duskull, Grimmer, la reverse di Starmie e la rara è un Magmortar insieme a Electivire non olografico. L'avremmo preferito olografico, ma non è così, ragazzi. Andiamo col secondo artwork, anzi Charizard ci ha portato fortuna, quindi apriamoci prima l'artwork di Eldegoss e poi quello di Charizard, ragazzi. Magari ci riporta fortuna Charizard, chissà. Andiamo con la terza bustina di astri lucenti, codicino che vi vado a regalare, è 1, 2, 3, 4. Cominciamo con una bella energia, erba, Starmie, ma era rara questa, scusami, vabbè, set di acqua fresca, buono perché l'estate si beve tanto, Sea Leaf, Dedenne, Kabuchu, Shinx, Farfetch, Execute, la reverse di Swook e la rara è un niente di fatto, ragazzi, un Druidicon. Vediamo se questo spacchettamento si conclude con l'elettro, ragazzi, oppure questo altro pacchetto ci regala qualcosa di interessante. Vediamo un po'. Ultimo codicino per oggi, ragazzi, al contrario, questo volo viale al contrario, è 1, 2, 3, 4, andiamo con energia erba anche qui, Staravia, Flozzle, guanti da caccia, Dedenne, Kabzu, Duskull, Farfetch ancora, Execute, la reverse di Plimplap e la rara è, ragazzuoli, purtroppo chiudiamo con un Nisqus non olografico. Che dire, questo spacchettamento molto elettrico, perché abbiamo trovato un Vikavolt e un Raichu, un Vikavolt di fiamme oscure e un Raichu di astri lucenti, ma la cosa migliore di queste team, ragazzi, sono proprio le due promozionali di Espeon e Umbreon. E che dire, ragazzuoli, dopo questo piccolo scammino da queste team di Umbreon e Espeon, io direi che per questo video è davvero tutto. Io vi ringrazio se avete visto questo video. Vi ricordo che qui sotto in descrizione c'è il mio canale Instagram e la mia pagina Card Market, dove potete trovare tutte le mie carte in venta a prezzi assurdi, ragazzi, fateci un salto e io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzuoli.